La cosa incredibile, dopo un anno arriva la proposta che tutti aspettano dopo anni, 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 decenni di carriera, ad alcuni manco arriva. A te invece dopo un anno di carriera arriva la proposta di presentare il Festival di Sanremo. No, ma ti dico di più, dopo 3 mesi, non dopo un anno, dopo 3 mesi, perché io sono entrato in Rai a settembre e praticamente ho fatto il primo festival a gennaio, a fine gennaio, no? Mi ricordo che a novembre mi ha chiamato Ravera, mi ha detto guarda, vieni, ho deciso di cambiare tutto, basta presentatori, voglio un disc jockey, una figura un po' più moderna, e poi tu sei così veloce che ci sta un cantante in più, capito? Quindi... Beh, questo è bello, Francesco. No, no, ma lui perché no, ha sempre il problema di sforare, no? Capito? Con gli altri sforava, invece con me, velocemente, ci stava un cantante in più. No, bellissimo. E mi ha fatto subito sorridere. Ora io chiaramente però la buona è andata, cioè la prima è andata bene, mi sembra, la seconda la prima è andata non bene, benissimo, perché mi ricordo che ero un po' preoccupato, perché in effetti venendo dalle radio e presentando solo musica straniera, lì c'era da presentare musica italiana, ho detto magari non sono adeguato. E allora mi ha chiamato Salvi, mi ricordo che era il direttore generale, e mi ha detto senti guarda, ho pensato di affiancarti un altro, non ti offendi? No chi è? Benigni. Cioè, e io ho fatto i salti dalla gioia e lui si è stupito, perché generalmente quando ti dicono che ti affiancano qualche d'un altro, uno magari se la prende un po', invece io ero contentissimo. Poi beh, il secondo è andato strabene e la sigla era il Gioca Jouet. Che sentiamolo un altro po', Sabrina, quanto mi piace, quanto l'ho ballata tutte le mie estati, cioè pure mio padre, mio papà è l'unico ballo che balla, cioè. Io sono contento perché immaginavo che piacesse, ma non così tanto. In effetti un discografico, mi ricordo nel festival 1981, mi disse tu hai già vinto il festival perché sei apertura in sigla e non sei neanche in gara. 80, 81, 82, questo signore era lì, il re di Sanremo, guardate. Un grossissimo ciao a tutti da Claudio. Beh, un festival piuttosto particolare, diverso, se non altro vi sarete certamente accorti che l'atmosfera è nuova, è tipica degli anni Ottanta. Infatti in questo primo festival degli anni Ottanta abbiamo creato questa ambientazione. Il teatro Ariston è diventato una maxi discoteca. Siamo arrivati alla 31esima edizione del Festival di Sanremo dopo un appuntamento importante in diretta con Flash. Siamo arrivati al nostro grande appuntamento con la musica, ma anche un appuntamento con le novità. Ce ne sono tantissime, ecco perché siamo ritornati alle 3 serate. Anche quest'anno c'è un presentatore, sono io, no? Beh, se vi è più comodo chiamate disc jockey, comunque sempre il presentatore è. Carissimi amici, un grossissimo ciao a tutti da Claudio. E benvenuti a questa 32esima edizione del Festival di Sanremo, ancora una volta ospitata qui dal palcoscenico del Teatro Ariston.